Ho finito il clampaggio. Ora puoi suturare. La pressione è stabile. Seguiremo il post-operatorio e la terremo monitorata, ma è difficile che recuperi la memoria. L'area lesionata è troppo estesa. Adesso è sotto sedativi, dovete lasciarla riposare. Credetemi, lo stato di amnesia non è così inusuale dopo un incidente di questo tipo. Noi non possiamo garantire che recupererà la memoria. Tecnicamente è possibile. Comunque saremo più precisi in seguito. Signorina. Si è svegliata? Come si sente? È tornata la memoria? Oggi sono passate le sue cugine. Non ricordo di avere cugine. Ma io? Come mi chiamo? Io mi ricordo di lei. Lei mi ha dato la pastiglia stamattina. Bene. Vi diamo il benvenuto. Grazie. Sappiamo per certo che ci troveremo benissimo. Siamo davvero felici di essere qui. Ho sempre sognato un villaggio residenziale così elegante. Ne siamo lieti. Questo è un villaggio residenziale molto esclusivo e molto tranquillo. Noi ci siamo trasferiti un anno fa e ci troviamo benissimo. Se cercate un luogo tranquillo, sicuro, elegante e immerso nel verde, allora il villaggio Eden vi piacerà. Anch'io sento che ci troveremo bene, ma non dimentichiamo il vero motivo per cui ci siamo trasferite. Nessuna di noi lo dimentica. Anche perché ci sei sempre tu a ricordarcelo. Credo che nel tuo DNA la parola relax non esiste. Le mie sorelle sono sempre iperattive. Io invece preferisco la quiete. Mi stavi dicendo che voi siete qui da un po'. A proposito, ho visto che qua non manca nulla. C'è anche un supermarket in fondo alla strada. Ma tu guarda questa. E dai, sorridi. Salutalo. Di qualcosa. Non può farsi sfuggire un ragazzo così carino. Io non capisco come mai sia così idiota. Eppure è nostra cugina. Ciao! Non ti ho mai visto. Ciao. Devi essere nuova. Avevo sentito che erano arrivati nuovi vicini. Bene. Io sono Danny. Sto nel cottage appena fuori dal villaggio. Se ti va posso mostrarti i dintorni quando sei libera. È un'idea bellissima. Grazie per volermi accompagnare. Secondo me l'estate è troppo col fiato sul collo. Sì, forse hai ragione. Dovremmo darle più tempo e più fiducia. D'altra parte conosci Maggie. Mi raccomando. Non fare la gelosa. Senti. Ho pensato che potremmo invitare Elia per il weekend. E organizzare una cena. Così possiamo unire il dovere al piacere. So di essere rigida e ipercritica a volte. È solo che essendo la sorella maggiore mi sento responsabile. Forse dovrei svagarmi e rilassarmi un po', o magari trovarmi un fidanzato o un hobby. Io scarterei il secondo e mi butterei sul primo. E se fossi in te? Un pensierino su Elia lo farei. È carino, sexy, intelligente e pazzo di te. E da come lo guardi,
Credo non ti sia indifferente. Allora, io vado al mini market e poi mi faccio i capelli. Se telefono a Matt gli dici che lo richiamo stasera. Mi raccomando di non dire niente a Matt dei capelli. Voglio che sia una sorpresa. Va bene. D'accordo. Sarà fatto. Non tornare tardi. Vedi, fino a 5 anni fa, qui era tutto così. Incolto e selvaggio. Un po' come la mia casa. Il villaggio residenziale è nato dopo. Non posso dire che non sia bello, ma io preferisco vivere qua, nella mia vecchia casa, in mezzo alla natura. Ti capisco. Qui si sta benissimo. È bellissimo. Anche tu sei bellissima. Grazie. Rebecca non è ancora tornata. È fuori da più di 2 ore. Non capisco. Di solito dobbiamo insistere perché non rimanga chiusa in casa ed oggi invece fatica a tornare. Spero di non dovermi preoccupare. Non preoccuparti, sarà andata a fare un giro. Vedrai che tornerà per cena. E poi, considerato che siamo qui proprio per aiutarla, credo le faccia bene uscire. Qui non ci sono pericoli. Non capiterà un altro incidente. A volte mi chiedo se abbiamo fatto bene ad ascoltare zia Amelia e dottor Palmer. Sono stanca di aspettare che a Linda torni la memoria. Potrebbe anche non tornare, o potrebbero volerci anni. E poi non ho scelto io di abitare qui. Lo so, ma abbiamo promesso e manterremo la promessa. Dopotutto è nostra cugina. Senti, io vado a farmi una doccia perché oggi fa davvero caldo. I drink li preparo io stasera. E la cena è pronta. D'accordo. Grazie. Ciao. Sono tornata. Capisci? Lei non sa di essere nostra cugina. Purtroppo quando si perde la memoria si perde tutto. Identità, vita, affetti e progetti.
Linda si è svegliata in ospedale dopo l'incidente senza sapere più chi era. Incredibile. Bel guaio. Io e le mie sorelle ci siamo trasferite qui per tenerla d'occhio. A volte però mi pesa un po' perché è come se guardassi la vita di un altro e non vivessi la mia. Non so se mi capisci, io le voglio bene. Vorrei che fosse felice, ma vorrei essere libera di vivere anch'io. Ciao! Sì, anche tu mi manchi già. Sì, anch'io. Domani? Oh, fantastico! Sarebbe splendido. Io adoro il mare. Ok, va bene, a domani. Baci. Pronto? Dottor Palmer. Certo che mi ricordo di lei. Non faccia lo spiritoso. Quello che è accaduto dopo l'incidente lo ricordo benissimo. No, domani non posso. Sì, martedì va bene. Ok, sì. Arrivederci. Quell'area cerebrale è indubbiamente danneggiata. La TAC parla chiaro. È un miracolo che si sia salvata e riesca a condurre una vita normale. A questo punto non mi sento di darvi false speranze circa il recupero della memoria. Capisco che sia difficile da accettare, ma mentirei se le dicessi qualcosa di diverso. Amore, ti hanno detto che non avevi parenti oltre alle tue cugine. E non avevi un fidanzato. A questo punto nulla ti trattiene dall'iniziare una vita con me. Vieni a vivere da me. Perché aspettare? Aspettavo me lo chiedessi. Sono felice con te. E non voglio aspettare.